Fan di Alien, gioite, perché quello che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile. Finalmente qualcuno è riuscito a creare un titolo capace di rendere merito e omaggio a una delle saghe fantascientifiche più famose di sempre. Sega e Creative Assembly hanno messo in piedi un gioco di valore, in grado di rapirci dal primo minuto, e che ci ha impressionati sia come fan della serie, sia da puri videogiocatori. La formula per ottenere una produzione di successo è stata particolarmente semplice, a dire il vero, ed è bastato togliere esplosioni e scontri a fuoco sotto testosterone per riportare sui giusti binari un filone di giochi su licenza che non è mai riuscito a convincerci. Alien Isolation non è un semplice videogioco basato sulla saga di Alien, ma vuole inserirsi di prepotenza nella narrazione tra Alien e Aliens scontro finale, buttando nel calderone niente meno che la bella Ripley. Non stiamo parlando però della tostissima Ellen interpretata da Sigourney Weaver come ci si potrebbe aspettare, bensì di sua figlia Amanda, che pur di recuperare le poche informazioni contenute nella scatola nera della Nostromo, si imbarcherà in un viaggio pieno di pericoli verso la stazione spaziale Sevastopol. Ci troveremo per le mani una protagonista spinta dall'affetto e dalla voglia di scoprire la verità su quanto accaduto, che dovrà però ben presto affrontare da sola problemi all'apparenza insormontabili. Prima che le cose vadano storte, infatti, non passeranno più di 5 minuti e il giocatore si troverà da subito invischiato in un susseguirsi di eventi devastanti. In questa avventura non saremo completamente soli, anche se la caratterizzazione dei personaggi secondari non riesce a colpire nel segno. Tutto questo è amplificato dalla mancanza di espressioni facciali convincenti, da un comparto animazioni quantomeno per gli umanoidi che non ci ha convinto e da un doppiaggio non particolarmente esaltante, seppur sufficiente. La storia procede su binari piuttosto standard, senza grossi twist o colpi di scena, ma si appoggia a racconti spaziali più noti, con portelloni in avaria continua, missioni di soccorso e recupero e chi più ne ha più ne metta, rimanendo comunque dentro canoni ben delineati da altre decine di produzioni simili. Se in tutto ciò potrebbe leggersi una nota di disappunto, è solo perché il resto ci ha convinto a tal punto da poter mettere in ombra i difetti sopraelencati, trascinandoli in secondo piano e rendendoli addirittura dimenticabili durante la campagna. Ma cosa ci ha esaltato così tanto? Cosa è stato in grado di farci valutare il gioco così favorevolmente? La risposta è semplice. Creative Assembly ha lavorato ad Alien Isolation esattamente come un fan avrebbe fatto. Tutti i riferimenti al primo film, l'atmosfera perfetta della stazione spaziale, i tunnel stretti e claustrofobici e in generale la sensazione di trovarsi davvero in quel 2055 disegnato e ideato da Ridley Scott sono elementi di assoluto valore nella produzione. Una cura sbalorditiva che, persino nei colori e nei giochi di luce, riesce a far respirare le medesime sensazioni della pellicola. Gran merito di tutto questo viene dal sistema di illuminazione sublime che il motore di gioco mette in mostra, facendo spaventare il giocatore con giochi di luce incredibili, con lampi che filtrano dalle grate, proiettando sul muro ombre impressionanti capaci di modellarsi nella mente del giocatore in paura e tensione. Non dimentichiamoci infatti che Alien Isolation è prima di tutto un survival horror con gli attributi, punitivo e particolarmente difficile se preso sotto gamba. Le meccaniche di gioco in realtà sono estremamente basilari, con Amanda che potrà correre per i corridoi o muoversi a carponi sperando di passare inosservata. Una preda in costante bisogno di riparo e sicurezza, quella sicurezza data a volte da un semplice armadietto chiuso o dal nascondersi sotto un lettino, esattamente come quando da bambini si cercava riparo dalle paure più primordiali. In Alien Isolation queste paure sono ben identificabili e la realizzazione dell'alien non lascia spazio a dubbi. Quello che ci sta dando la caccia è un essere spietato, senza scrupoli, che ci fiuta, sente l'odore della nostra paura, è intelligente e anche terribilmente veloce. Farsi scoprire vuol dire morire, e in questo gioco porta due elementi contraddistinti. Il primo ovviamente è la scarica di adrenalina che ci arriverà non appena sentiremo il fiato della bestia sul collo, e la resa del cervello conseguente all'idea di aver fallito la missione. Il secondo purtroppo deriva dalla realizzazione istantanea di dover ricominciare tutto da un checkpoint posto in chissà quale altra parte della stazione. Il titolo utilizza infatti un sistema di save game vecchio stampo, con postazioni fisse nelle mappe dove registrare i nostri progressi, e non sempre ci sarà concesso di avere salvataggi nel breve periodo di tempo. Diciamo purtroppo perché questo si rivela un problema in termini di esplorazione a lungo andare. Durante la nostra prima run, il primo impatto si è sempre rivelato il migliore, e questo nonostante girassimo alla rinfusa cercando questo o quell'oggetto per far partire un evento, o semplicemente frugassimo cassetti e ripostigli per ottenere importantissimi elementi per il crafting. Morire e dover rifare un pezzo strappa completamente la voglia di esplorare una seconda volta l'intera zona, vista appunto l'elevata tensione che permea il titolo, spingendo invece il giocatore a correre verso gli obiettivi chiave, così da poter proseguire nella storia. L'alta difficoltà del gioco fa sì che questa situazione si ripeta più volte nell'arco della stessa sessione, arrivando a frustrare il giocatore più che a tenerlo sulle spine. Alien Isolation non è inoltre un gioco di terrore nel vero senso del termine. Gli spaventi presenti sono pochi e abbastanza telefonati, ma è lo stato d'animo che inietta durante le fasi di gioco più tese a renderlo davvero unico. Oltre alla
l'alieno, che rappresenta la minaccia principale ed è indispensabile per dare la sensazione di essere sempre braccati, incontreremo anche l'equipaggio ostile della stazione, terrorizzato e spietato forse in maniera sin troppo eccessiva, e gli androidi, anch'essi ovviamente ostili. Sfuggire a questi nemici non è difficile come per gli alieno, e anzi gli androidi risultano facilmente raggirabili vista la loro lentezza, tale per cui correre intorno a un tavolo sarà più che sufficiente per mandarli in tilt. Gli umani invece sono solitamente armati e con un paio di colpi possono metterci KO, motivo per cui usare una maggiore strategia è davvero fondamentale. Possiamo alternativamente decidere di usare la forza bruta piuttosto che uno stile di gioco stealth, sfruttando un revolver o una sorta di Krieg per il corpo a corpo, o costruire addirittura bombe e molotov con gli oggetti sparsi per le stanze. L'uso delle armi resta comunque altamente sconsigliato, il rumore dei colpi potrebbe attirare a voi l'alieno, facendo più danni che altro. Sfruttate invece il frastuono creato dagli umani a vostro favore, per utilizzare come piccolo cucciolo da compagnia l'alien e fargli liberare interi corridoi, mentre voi vi godete lo spettacolo da qualche angolo buio. Per proseguire in Alien Isolation, l'intelligenza e i nervi saldi saranno indispensabili, anche se il duro e crudo gameplay viene attenuato da un paio di trovate interessanti, come una mappa tattica che vi indicherà sempre il punto dove dirigervi e un comodissimo rilevatore di movimento. Purtroppo non accurato come avremmo voluto, visto che vi mostrerà l'alieno e gli altri pericoli, ma si dimenticherà di porte e navette, facendo perdere un po' di atmosfera. Si inseriscono nell'amalgama del titolo alcuni minigiochi per aprire i portelloni sigillati, i soliti collezionabili e alcuni terminali di accesso dove approfondire trama e storia di background. Oltre alla campagna principale, la cui longevità è decisamente variabile e si attesta tra le 12 e le 18 ore a seconda del vostro approccio, il menu principale prova a proporre anche una modalità secondaria a punteggio denominata Survival, nella quale dovrete semplicemente tentare di arrivare il prima possibile al termine dello stage, completando più obiettivi principali nel minor tempo possibile, per poi paragonare i vostri punteggi a quelli dei vostri amici. Abbiamo già detto infine che l'atmosfera, il design e la realizzazione delle location e dell'alieno sono fenomenali, vicinissime alla perfezione, e se dovessimo eleggere un ulteriore punto saldo nella produzione, indubbiamente citeremo il sonoro. Con i bassi al massimo, le luci spente e un impianto 5.1, il gioco vi farà tremare le budella dalla tensione, ed è questo che vogliamo premiare, la capacità di regalare emozioni, elemento sempre più raro nelle produzioni moderne.